Quest'anno una versione differente, la scelta dell'albero di Natale, normalmente ci sono le scuole coinvolte, chiaramente il Covid ha imposto una serie di circostanze differenti, però c'è un'idea che è nuova ed è proprio la scelta ad esempio dell'aiuta, intorno alla quale poi ruotano tanti altri messaggi importantissimi. L'aiuta è stata veramente una scelta efficace, proprio perché sappiamo che questi sacchi vengono da più parti del mondo, no? Trasportando i chicchi di caffè da Torrefare, in qualche modo si portano dietro una storia. Ecco, questa storia e il valore della natura è stato poi il filo conduttore che ha permesso alle scuole, come sempre, di accompagnare questo albero, no? La costruzione di questo albero ad un'idea educativa che facesse passare dei messaggi e permettesse ai nostri bambini di acquisire delle consapevolezze. Ma è il frutto di un percorso, è il frutto di realtà diverse che si mettono insieme e lavorano insieme. Ecco, questo mi permetta, credo che sia la parte che io vorrei sottolineare maggiormente, perché è questo su cui dobbiamo andare a lavorare sempre di più. Il pubblico da solo non fa nulla, ma neanche il privato fa qualcosa, il volontariato. Soltanto insieme possiamo costruire dei percorsi efficaci per questa città. Questo albero ogni anno vuole essere un albero partecipato, dove unire tutti i tasselli che fanno parte di una comunità. E qua un pochino c'è, visto, c'è tutto, ci sono i bambini, ci sono gli anziani del circolo Hauser, ci sono le associazioni, ci sono le istituzioni, e quindi è stato veramente partecipato, anche se in online. E la cosa che più mi soddisfa è la mostra fotografica che avrei visto. Ne abbiamo altri 60 foto da mettere in mostra, e già ieri, appena messi, sono venuti tanti genitori e bambini a vedere i loro naturalberi. Rimarrà per tutte le festività. Chiedo alla città rispetto per il lavoro dei nostri bambini, di venirli a guardare, perché ti danno lo stimolo alla creatività, a creare insieme. Cosa stiamo pensando adesso? L'albero è fatto, adesso si pensa a... Allora, l'albero è fatto, dovremo poi fare, come ti avevo detto, l'asta di beneficenza, coinvolgeremo delle associazioni che lo possono fare, e poi dobbiamo continuare, che è stato interrotto per poter fare l'albero, il nostro tour dei diritti che è stato lanciato per il Festival dell'Educazione sulle Orme di Pino Pennisi, che renderà la città una carta dei diritti in planimetria. Ogni scuola un diritto e un parco. L'albero secondo me è venuto benissimo, è bello ed è intelligente perché racconta una bella storia, ma io sono rimasto veramente entusiasta di questi eco alberi realizzati da 200 bambini delle nostre scuole, degli alberi realizzati con gli strumenti che la natura ci offre: foglie, frutta, fiori, bacche, insomma c'è da essere orgogliosi nei nostri bambini, e mi piace che l'Urban Center e questa strada per tutta la durata delle feste sarà addobbata con questa mostra di alberi pensati e creati dai nostri bambini. E poi la novità dei video, dei tutorial dalla Balza Gradina con Fabio Monreale, che spiega quelle che chiamiamo erbacce, che invece sono erbe molto spesso anche con proprietà incredibili. Sì, la cosa bella, e non tutti lo sanno, ci sono delle specie che nascono semplicemente solo a Siracusa e magari a Cipro, magari provengono come un famoso origano che viene chiamato origano siciliano, che nascono solo da noi e a Cipro. Insomma, è bella questa circolarità, l'educazione fatta sul luogo e sui luoghi, perché grazie a Dio nei nostri territori ce lo possiamo permettere, e poi attraverso quello che si impara si tira fuori il meglio dei nostri bambini, ovvero la loro creatività, e poi la mettiamo al servizio della città. Hai vinto, te l'aspetta, vediamo cos'hai, il tuo riconoscimento, il tuo attestato. Antonio Cozzia, primo classificato, complimenti. Grazie. Te lo aspettavi? Sì. Sapevi che era venuto bene? Sì. Cosa ci hai messo? Tante foglie? Le hai cercate? No, perché le foglie
prese il nonno dalla campagna. Quindi bellissimo, ti ha portato queste foglie e poi le avete messe insieme ed è venuto il migliore albero. Sì. Beh, c'è da riprovarci allora l'anno prossimo. Sì. Congratulazioni. Grazie.